Salve, ciao a tutte, ciao a tutti. Questo è un video pointless in cui chiacchiero del più e del meno. E nella fattispecie volevo chiacchierare delle mie abitudini mattutine, che forse non sono solo abitudini, sono soprattutto fissazioni, perché io ho un rituale di cose da fare la mattina appena mi sveglio e se non le faccio non riesco ad uscire di casa in una maniera che dimostri alle persone con cui avrò a che fare fuori che il mio cervello si è svegliato insieme a tutto il resto del corpo. Allora, la mattina, quando mi sveglio, prima di tutto la questione delle sveglie, bene o male, io credo di aver sempre avuto presente mentalmente più o meno in che momento del giorno mi trovo, con una precisione che sgarra di poco, nel senso so bene o male più o meno sempre che ore sono, approssimativamente. E mi sveglio anche naturalmente, mi sveglio naturalmente sempre più o meno alla stessa ora. Quest'ora però lasciata a me stessa, quest'ora è intorno alle 10, le 11 di mattina. Siccome nella vita uno a volte si deve svegliare anche prima, allora c'è la questione delle sveglie. La questione delle sveglie come funziona? Io ho, fatemi pensare, una sveglia che è il telefono portatile che gira per casa e che in realtà è un telefono che non funziona più e che però io uso ancora solo come sveglia. Poi c'è la radio sveglia, poi c'è la sveglia cipollone, come la chiamo io, che è proprio una sveglia tradizionale. In realtà è una sveglia dell'IKEA, però è una sveglia tradizionale che ha un suono, come il timer, come un timer da cucina, un suono che è piripiripi, 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 e che avete sentito in un paio di occasioni nei miei video, perché ogni tanto parte così da sola. E poi c'è la sveglia del cellulare. Allora, io punto tutte queste sveglie strategicamente. Facciamo finta che io mi debba svegliare alle 7. Allora, generalmente la sveglia, che è il vecchio telefono portatile che non funziona più, la punto alle 6:58. Poi alle 7, punto la sveglia, della radio sveglia, perché alle 7 parte il radiogiornale, quindi mi sveglio con il radiogiornale, con la persona con lo speaker radiofonico che dice: sono le 7, l'ora del radiogiornale, e questo mi piace. Mi fa atterrare nella realtà, più concretamente. E poi, la sveglia del cellulare suona invece alle 7:01 con la sua bella musichina Nokia. E poi alle 7:15 incomincia a suonare a oltranza la sveglia cipollone che di solito abita in bagno, ma che quando la uso per svegliarmi, non succede spesso, succede solo veramente quando mi devo veramente, veramente, veramente svegliare ad un'ora molto, molto mattutina, quindi devo essere sicura di svegliarmi. E la sveglia cipollone parte alle 7:15 e poi va avanti a oltranza. Io mi alzo subito, non proprio, diciamo che mi alzo, qualche minuto dopo, che le sveglie hanno incominciato a suonare tutte insieme, e mi alzo quando finalmente alla radio mettono una canzone che mi piace e che mi fa alzare, e mi alzo comunque prima che tutte le sveglie smettano di suonare, perché se le sveglie smettono di suonare io mi riaddormento e è la fine, poi rimango a dormire e non si sa più quando mi sveglio, quando mi alzo. Appena alzata, la prima cosa che devo fare è, in sequenza, ed è sempre così tutte le mattine, aprire la finestra, ritirare, i vestiti del giorno prima dallo stendino del bagno che è posizionato sopra la vasca da bagno, che è anche la doccia, che mi fa anche da doccia, e se non ritiro quei vestiti non posso poi tuffarmi dentro la doccia e farmi la doccia. E quindi ritirare i vestiti del giorno prima dal bagno, dallo stendino del bagno, ed erano lì appesi così a svaporare, a rinfrescarsi, a prendere un po' d'aria. Rifare il letto, rigorosamente rifare il letto. Io non posso vedere la mia stanza con il letto sfatto. Non mi piace durante la giornata, ma in generale non mi piace vedere letti disfatti. Devo sempre, a casa mia ho sempre rifatto il letto, ma veramente maniacalmente. Perché anche non mi piace sedermi sul letto
letto scoperto, sul letto a lenzuola scoperte, ci deve essere sopra il copriletto, io allora mi siedo con i vestiti della giornata, altrimenti non mi azzardo ad appoggiarmi sul letto con i vestiti che vengono da fuori. Sono un po'. Non la prendo tanto sul serio questa cosa, ma è una questione di quando uno si mette a letto la sera, quello è un rifugio, è una culla, è il posto del riposo notturno e io faccio fatica anche qualche volta ad andare a letto. Quindi quando finalmente ci arrivo, voglio che sia fresco, che sia pulito e che non contenga tracce della giornata. È più una questione mentale, chiaramente, non è una questione, una vera e propria questione igienica, no, non è. E poi appena rifatto il letto, vado in bagno, mi butto sotto la doccia. La doccia è rigorosamente fredda. Da fredda a gelida, perché mi piace, perché questo mi sveglia. Prima di buttarmi sotto la doccia, però mi scrabbo il corpicino con un guanto di crine così a secco per scrostare via i residui di crema per il corpo, i residui, boh, che ne so, i residui di vissuto della sera prima, del giorno prima, e poi posso tuffarmi dentro la doccia da fredda a gelata. E quindi faccio questa doccia da fredda e gelata molto velocemente, molto canticchiando, urlicchiando e cose così. Poi esco dalla doccia, mi incremo, come dice mio fratello, mi incremo e incomincio a vestirmi, ma mi vesto da casa perché vestirsi per uscire è ancora di là da venire. Quindi mi vesto da casa e poi proseguo con i lavaggi e mi lavo la faccia, mi lavo i denti, mi metto le creme per la faccia, per il viso, tutto quanto, e poi finalmente sono pronta per andare in cucina. Io mi presento in cucina solo rigorosamente vestita, sebbene da casa, però comunque vestita. Quindi vado in cucina e preparo la colazione. La colazione di solito in questo periodo è composta da una tazza di caffè, una tazzona, no, una tazza normale, una tazza di caffè. Prima della tazza di caffè, in genere prendo un succo fresco, una spremuta d'arancia, fresca appena fatta, con due arance e anche il succo di un limone, a volte mezzo limone, dipende. Diciamo due arance e un limone, bevuta glup tutto di un sorso perché mi fa svegliare meglio. Quindi, prima di tutto spremuta d'arancia, poi polline dei fiori, un pochino di polline dei fiori, in un bicchiere di acqua tiepida, giro con il cucchiaino e glup anche il polline dei fiori, perché aiuta le difese immunitarie. In effetti io non mi ammalo mai, quindi evidentemente ci sarà un motivo perché non mi ammalo mai, per cui non mi ammalo mai. E poi tazzona di caffè, mentre aspetto che l'acqua per il caffè bolla, stiamo parlando di caffè liofilizzato, perché io non ho mai avuto il culto per il caffè. Quando vivevo in Italia bevo molto tè, poi ho smesso di bere tè, adesso mi è rimasta una tazza di caffè al giorno, a volte due quando vado a casa di Stefan e quindi c'è il rito del caffettino e quello è il secondo caffè della giornata, ma non, questi liquidi colorati, non lo so, sto perdendo un po' l'attrazione per i liquidi colorati e caldi. E mentre aspetto che si prepari il caffè, che sia pronta l'acqua per il caffè, in questo periodo mi preparo il muesli. Il muesli è un'operazione che porta via tantissimo tempo, infatti mi piace, ho ripreso a mangiare il muesli da un po' di tempo a questa parte, con soddisfazione, nel senso che è proprio un'attività che mi piace anche da masticare il muesli. Io prendo un muesli croccante, mangio un muesli molto croccante, non è a pezzettini piccoli, è a pezzettini grossi, grossolani, veramente, ripeto, croccanti. Dentro ci metto uvette, nocciole, mandorle, noci, germogli di gelso, si chiameranno così in italiano, boh. Non lo so, non mi ricordo. Insomma, cosine varie. E tutte queste cosine abitano separatamente in scatoline sparpagliate per la cucina e io doso e mischio la quantità che voglio, e questo chiaramente porta via un pochino di tempo. Poi nel frattempo ho finito anche di preparare il caffè, di girare il caffè, poi mi siedo qui alla scrivania in questa stanza e do un'occhiatina a quello che ho lasciato aperto la sera prima. In genere si tratta di giornali oppure di appunti per la giornata, quindi ricontrollo la lista delle cose
altre cose da fare, così. E poi con la tazza di caffè e con la ciotolina del muesli mi sposto in camera, dove sul divano di camera mia accendo il computer. Accendo il computer, la prima cosa che faccio è guardare se ci sono nuove email. La seconda cosa che faccio è andare nel reparto messaggi di YouTube a vedere se ci sono commenti, messaggi, ma generalmente la mattina non ce ne sono mai, perché la notte vado a letto abbastanza tardi e quindi sono l'ultima ad andare a dormire. Ho già visto tutti i commenti della notte, perciò la mattina in genere non arriva niente. Infatti qualche volta questo passaggio questo passaggio lo salto. Poi vado sulla pagina del mio canale di YouTube a vedere se qualcuno ha lasciato un salutino, ma qualche volta anche questo passaggio lo salto. Adesso sto dicendo cose che sono cose ideali. Tutte le altre cose maniacali, quelle che riguardano i lavaggi, il rifacimento del letto, l'apertura della finestra della mia camera, quelle le faccio con un rigore incredibile, infallibile. Invece, per quanto riguarda internet, dipende. Può succedere che io trovi un'email, che mi rimanda un link, quindi mi perdo a guardare quel link, e da quel link vado a finire altri 350 milioni di link, e vabbè, lì è finita, e lì mi perdo. E in genere la procedura, la seduta mattutina su internet dura una ventina di minuti, mezz'ora, quando proprio c'è da fare, tre quarti d'ora. Dopodiché devo spegnere perché sennò poi rimango lì per tutta la vita. Allora spengo e mi cambio, mi metto i vestitini per uscire, mi metto i vestitini per uscire, riporto di qua in cucina la ciotolina del muesli vuota e la tazza di caffè. I vestitini per uscire sono di due tipi: sono o i vestitini per uscire e andare a lavorare, oppure sono i vestitini per uscire e andare a fare un giro dell'isolato. Io dico sempre per controllare se c'è tutto, se è rimasto tutto lì oppure se è cambiato qualcosa rispetto al giorno precedente. In realtà è semplicemente per saggiare un po' l'aria del mattino, per saggiare l'aria della giornata, per vedere un po' che tempo fa, per vedere che succede fuori, e dopodiché torno a casa perché mi piace proprio fare una camminatina. Teoricamente mi piacerebbe anche fare una corsetta, ma questa è una cosa che non faccio da un sacco di tempo. Potrei ricominciare a farla, per il momento non è ancora successo. Quindi rientro a casa e stavolta riguardo ancora un attimo su internet se c'è qualcosa. In genere no, ma certe volte non riaccendo neanche per niente il computer. Poi mi vesto finalmente per andare a lavorare e mi catapulto fuori. E questa cosa rimane così invariata più o meno tutti i giorni. E basta, perché vi sto raccontando tutto questo? Poi parte la mia giornata è piena di incognite, nel senso io ho un lavoro e in questo lavoro c'è un capo e il capo decide per me e non sono io a decidere per me stessa, per cui dipende dalle cose che ci sono da fare. E so solo che a un certo punto della giornata ritorno a casa. Ecco, questo è tutto. Perché vi sto raccontando tutto questo? Ma niente, perché mi andava, perché mi piacciono le fissazioni, mi piace ascoltare le fissazioni, quindi volevo chiacchierare anche io delle fissazioni. Avevo provato già tempo fa a fare un video sulle mie abitudini mattutine, ma qualche giorno dopo aver fatto questo video, quando il video era ancora da caricare, ancora fresco, ancora plausibile, ho cambiato, ho reinserito la routine del muesli. Il muesli è una cosa che un po' mi piace, un po' no. Mi piace perché, tra l'altro, io mangio il muesli a secco perché mi piace così. mi piace un po' sì, un po' no. Non mi piace perché è dispendioso, mi fa perdere tempo e soprattutto mi manda bricioline mentre preparo i pezzettini piccini di noci, mentre sbriciolo, mentre faccio. Mi manda pezzettini di cose per tutta la cucina e bisogna prendere da un sacchetto, da un altro sacchetto, da mescolare. Quindi è una perdita di tempo e per questo non mi piace. Però in realtà mi piace molto perché mi dà una bella energia e perché è una cosa buona per il cervello mangiare un po' di noci, mandorle, nocciole. Questi cibi da Chip e Chop fanno bene al cervello. Infatti i Chip e Chop sono un sacco furbi. Io ho un Chip e Chop qui fuori che abita nel cortile interno fuori dal mio palazzo. È uno scoiattolino a pelo rosso, anzi a pelo ruggine, perché è dello stesso identico colore della matita ruggine, color ruggine della Santé. Questo scoiattolino spacca il secondo, passa d'inverno sempre, tutti i giorni all'una.
All'una, io so che è l'una perché sta passando lo scoiattolino. Mi rendo conto che passa lo scoiattolino perché lo scoiattolino passa come un fantasma cinese, nel senso passa svolazzando quasi di balcone in balcone, raccattando tutto quello che lo può interessare, poi scompare tra i tetti, se ne va. E un secondo e mezzo dopo è possibile vederlo, se uno è abituato ai suoi percorsi, ai suoi movimenti, è possibile vederlo in tutt'altro lato del cortile, di una velocità pazzesca lo scoiattolino. E quindi lo scoiattolino è particolarmente brillante e intelligente, sarà anche perché si nutre di noci. Ci credete? No? Non ci credete perché sto scherzando. Sto dicendo per dire, sto dicendo per chiacchierare. Basta, questo video è finito, ci vediamo al prossimo video. Ciao, 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 ciao.